Comitato Calabrese Bruno Arcuri. Sì, ciao a tutti. Come avete sentito, parlo a nome del Comitato Calabrese Bruno Arcuri. Sarà dura restare nei 5 minuti, quindi ho scritto 5 punti. Allora, innanzitutto ovviamente penso che siamo tutti d'accordo sul discorso della legge di iniziativa popolare, che è la cosa da rilanciare a livello nazionale, per cui passo al secondo punto direttamente. Cioè, noi abbiamo in Calabria, come penso dagli interventi che ho sentito un po' anche in altre zone d'Italia, un problema di rispetto della legge e della verità delle cose, vale a dire che dalle nostre parti, come forse avete già sentito, la legge è un optional, cioè viene utilizzata solo per chi non si può difendere dalla legge. Da noi è una cosa quotidiana, non è che succede una volta ogni tanto. A maggior ragione succede per queste questioni dell'acqua, perché noi abbiamo 400.000 calabresi che vengono avvelenati quotidianamente da un bacino idrico da cui viene prelevata l'acqua che gli viene servita senza un reale trattamento di potabilizzazione. Sono 400.000, diversi comuni, decine, eccetera, eccetera. Non riusciamo neanche a fare le analisi, perché quelle fatte dalla Sorical sono false. Li sfido a querelarmi se avranno modo di sentirmi. E i laboratori privati a cui ci siamo rivolti si rifiutano perfino di farci dei preventivi. Abbiamo mandato le acque ad analizzare presso un'università, che ci ha detto che c'erano dei parametri fuori norma e non ci consegna più il cartaceo. Cioè, noi abbiamo un'email in cui ci viene detta questa cosa, ma non abbiamo il cartaceo. Per cui questa proposta, che è una proposta a nome del comitato, cioè quella di costituire un forum legale che possa assistere le realtà che hanno questo genere di problemi, cioè anche per quanto riguarda gli indennizi. Adesso devo stringere, vi potrei spiegare la cosa, ma penso domani nel gruppo di lavoro si possa ampliare il discorso. Comunque, quindi, un forum legale che sia a disposizione sia dei comuni sia dei comitati e dei cittadini che hanno dei problemi, delle vertenze da portare avanti, e individuare un laboratorio, almeno uno di fiducia, a cui poter mandare da diverse zone d'Italia dei campioni per poi avviare quelle che non mi ricordo chi era, mi sembra l'Aretino che ha parlato prima di me, diceva, chiedo scusa se non era lui, cioè di avviare una serie di azioni legali per mettere effettivamente in crisi tutti questi nodi laddove la legge non viene rispettata in maniera palese. Da noi sono tantissimi, praticamente la quasi totalità, e questo dovrebbe essere efficace, dovrebbe portarci ad ulteriori vittorie. Per quanto riguarda poi l'andare avanti, noi adesso abbiamo vinto questi referendum, perfino noi calabresi, dove la partecipazione al voto è sempre bassissima, abbiamo superato il quorum. È incredibile, non è, non ci sperava nessuno. Il problema fondamentale è quello di andare avanti, e lo è, come diceva anche l'amica di Padova e qualcun altro ancora, di non limitare la visione dell'acqua come acqua d'acquedotto, acqua potabile, perché ovviamente questo non ha nessun senso. E poi, una volta che diciamo riusciamo a ripubblicizzare l'acqua, non è che abbiamo finito, perché le sensibilità che ci sono all'interno dei movimenti, non solo in Calabria ma vedo un po' in tutta Italia, è una sensibilità che ha l'ambiente a cuore, l'ambiente inteso non solo come la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, ma anche le persone, e ampliare quest'area di interesse, no? Che è limitata e scientificamente anche sbagliata solo all'acqua che scorre nei tubi, è sbagliato. L'acqua è l'ambiente, l'acqua porta traccia di tutto quello che con cui viene in contatto, per cui fotografando l'acqua anche in maniera scientifica noi avremo una visione di quello che è l'ambiente che ci circonda, e non solo l'ambiente come dicevo in senso ambientalista, ma proprio l'ambiente anche mafioso, perché da noi abbiamo subito realizzato come ci sia una perfetta come si dice, unità di intenti, nel senso ognuno per conto suo, forse ancora non riusciamo a capire bene, però le metodiche sono quelle ndranghetiste, cioè noi sostituire all'ndrangheta la Veolia non è che ci cambierebbe molto, forse è un peggioramento, per cui no, dico sul serio, sarà un peggioramento. E chiudo, perché mi pare che sia ora di chiudere. Visto, io mi occupo di commercio equo e solidale, e ho visto
è per questo che ho cominciato a occuparmi di commercio equo e solidale, come questi signori, cioè chiamiamoli così, anche se in realtà sono dei mostri dove le persone non hanno importanza. Cioè io, se voglio, paradossalmente io sono per la non violenza, non lo farei mai, però se volessi andare a uccidere il boss del mio paese, so chi è, lo potrei fare. Se volessi andare a uccidere il boss di Veolia, non lo posso fare, non so assolutamente chi sia. E comunque quindi è il sistema, proprio lì, in questo tipo di multinazionali, che vogliono appropriarsi della nostra vita per renderci degli esseri indegni, stop, quindi finisco, che dobbiamo lavorare. A questo chiudo con questo. La regione ha approvato una delibera, la delibera 71. Noi su questo, secondo me, dovremmo battere molto, non so in quante altre regioni succeda, che obbliga i comuni a stipulare dei mutui per pagare dei debiti illegali calcolati in spregio alla legge e alle sentenze della Corte Costituzionale, per cui dei politici che stanno in carica 2-3 anni ancora decideranno che noi dobbiamo pagare per 30 anni un sacco di soldi, tra l'altro che sono dei debiti illegali, così come hanno fatto in Indonesia con Suharto, che si è beccato i soldi lui e il suo entourage e se n'è andato e ancora pagano il debito pubblico. Io non vorrei che succedesse anche in Italia, soprattutto in Calabria dove abito. Per cui noi in qualche modo dobbiamo sviluppare una campagna anche, voglio dire, visibile a livello di, come lo chiamano, marketing, una cosa del genere. Per fare capire che questi qui che stanno 2 anni non hanno il diritto di scegliere del fatto che mia figlia, io ho una figlia di 13 mesi, debba pagare questi debiti, o anche i nipoti, d'accordo? Penso che sia un punto importante, grazie.